rifornivano un centinaio di clienti, tutti giovani, tra cui alcuni minori. Secondo i carabinieri, due fratelli romeni pregiudicati di 22 e 26 anni spacciavano principalmente a Fiorenzuola, talvolta anche di fronte a una scuola di Piacenza, ed avvicinavano clienti nella zona del Sert di Cortemaggiore. Accuse pesanti costate ad entrambi i fratelli la custodia cautelare in carcere. Sono stati i carabinieri di Villanova ad eseguire gli arresti, a conclusione delle indagini avviate nel mese di marzo del 2015, quando una 17enne di Villanova era scappata di casa. I carabinieri l'avevano ritrovata pochi giorni dopo in crisi di astinenza da eroina. Le indagini per scoprire chi le avesse fornito le sostanze stupefacenti portarono proprio ai due fratelli. Secondo gli accertamenti dei carabinieri della compagnia, diretta dal maggiore Leuzzi, i fratelli spacciavano hashish, eroina e cocaina. Anche nel garage dell'abitazione di famiglia, durante gli arresti domiciliari di uno dei due, già arrestato proprio per droga. Il maggiore Leuzzi ha spiegato che spesso gli assuntori, tra cui la 17enne, passano in breve tempo dall'hashish all'eroina. Per questo motivo rivolge un appello ai giovani. A tutti i giovani che hanno problemi di dipendenza, di chiedere aiuto, perché sono ancora in tempo per farsi aiutare e per uscire da questo grosso problema che ormai sta diventando una piaga. Vedere dei ragazzi che a 17 anni arrivano addirittura a bucarsi in vena per assumere l'eroina sicuramente non è edificante, anzi diventa un problema serio che va affrontato probabilmente anche con maggior vigore. Dall'hashish avete riscontrato che spesso si arriva anche alle sostanze più pesanti? Sì, questa ragazza appunto si è confidata col comandante della stazione, dove gli ha raccontato appunto come è arrivata all'uso dell'eroina, fumandosela, pensando che cambiasse poco rispetto al fumarsi l'hashish. Non bisogna far distinzione fra droghe pesanti e droghe leggere, perché appunto è un attimo nel passare dall'hashish all'eroina.